Bene, un ascensore. Promettente. Abbiamo un conto in sospeso, ragazzina. Non mi serve uno scudo per farti fuori. Fidati, rimpiangerai di non averlo. Queste armi sono vere, sai? Forza! Ti distruggerò! Voglio guardarti soffrire! Devo tenerlo alla larga. Non sei granché senza lo scudo, Hai sentito, Prendi questo! Prendi cara la pelle! Sei spacciato! Non ti piace, Questa è la fine per te! Aloy, ci sei? Vengo ad aiutarti! Trovo un modo per entrare! Avevo quasi dimenticato cosa fosse il dolore. Oh,
Ora ci divertiamo. Vedrai. Stai bene? Passerà. Col tempo. Vai. Salva tua sorella. Io torno dagli altri e controllo che stiano bene. Che le macchine e gli Spectre si stiano eliminando a vicenda. Cos'è stato? Aloy, Gerard ha attivato l'autodistruzione della matrice di stampa. Sta prendendo il controllo di alcuni sistemi. Tra cui l'ascensore? Temo di sì. Ha bloccato l'accesso alla cima. Dovrai arrampicarti. Vado, ce l'ho quasi in pugno. Bene laggiù. Più o meno. Stiamo eliminando i pochi Spectre rimasti. E gli Zenith? Morti, credo. Zoe dice che Eric è morto. Ben fatto. Sì. Grazie. Allora restano soltanto Tilda e Gerard. Aloy, ci sei? Ascolta, sono entrata nella rete, ma un minuto dopo qualcosa mi ha fermata. Ho trovato una serie di rotte e traiettorie, come se gli Zenith si preparassero a lasciare la Terra. Ma non ha senso. Lo so, e non finisce qui. I file che ho trovato nominano in continuazione un tale Nemesi. Qualsiasi cosa sia, gli Zenith ne sono intimoriti. Alva! Alva! Cosa sta succedendo? Forse Beta può aiutarmi a capire. Se è sana e salva. Sono quasi. Sono. Fine della corsa. Stai bene? Senti, so che ne hai passate tante, ma devi farmi accedere alla rete Zenith. Devo vedere i file, cerca ogni istanza della parola Nemesi. Ok. Da quella parte.
I sistemi della base sono fuori uso. Dovrei riuscire ad approfittarne se... Sì, Nemesi. Qui. C'è qualcosa nello spazio. Ha seguito gli Zenith verso la Terra. Guarda. Vettori di fuga. Alva ha cercato di avvertirmi. Gli Zenith non vogliono restare qui. È un qualche tipo di macchina. O un intero sciame. C'è un'energia astronomica. Aloy, non credo sia stato un disastro a distruggere la colonia su Sirio. È stato questo. Per loro la Terra non è una casa. È soltanto una tappa. Sono in fuga. Vi siete date da fare. E tu ci hai mentito. Nemesi, che cos'è? Siamo noi. Le menti di Far Zenith. O meglio, le loro copie corrotte. Alcuni dei miei colleghi su Sirio non erano soddisfatti dell'immortalità del corpo. Volevano la trascendenza digitale. Caricare le proprie menti su altri corpi, organici o meccanici. Nemesi è uno dei tanti esperimenti falliti. Abbandonato, ma non eliminato. Un immenso database di ricordi, emozioni e pregiudizi lasciato a marcire. Ha distrutto la vostra colonia. Non avevamo idea che potesse diventare senziente finché non è fuggito. Gli sono bastati solo i nostri ricordi. Protocolli di sicurezza, specifiche, codici d'accesso. Ha violato tutto prima che ce ne accorgessimo. In seguito si è impossessato delle strutture di stampa, assumendo qualsiasi forma gli potesse servire per spazzarci via. Ma perché? Prova a immaginare di essere intrappolata da sola per decenni, con gli echi di menti megalomani come unica compagnia. Ci odia per averlo confinato in quella prigione. Ora che è libero, farà l'impossibile per distruggerci. Per questo ci impedirà di trovare riparo sulla Terra. Il segnale d'estinzione che ha svegliato Ade. Non eravate voi. Era Nemesi. Finalmente hai capito. E quando il piano è fallito, è partito da Sirio per finire il lavoro. Per questo dobbiamo fuggire. Su un pianeta qualsiasi, attorno a una stella qualsiasi, dove non possa trovarci. Con Gaia. Così da costruirvi un nuovo mondo. Era questo il piano. Dall'inizio. La Terra è finita, Aloy. Nemesi la renderà inabitabile per negare una casa ai suoi stessi creatori. Ma il sogno di Liz vivrà. Andremo verso le stelle. Creeremo un nuovo mondo con Gaia. Insieme. Dove quell'abominio non potrà mai trovarci. Cosa? No. Amavo Elizabeth. Più di quanto immagini. E l'ho abbandonata qui a morire con il resto dell'umanità. Un errore che ho rimpianto per 1000 anni. Ma ora è di nuovo qui con me. Non una copia qualunque, ma la migliore in assoluto. Non te lo sto chiedendo. Tu verrai con me. Ti sembrerà estremo, ma tra qualche secolo mi perdonerai. Non puoi obbligarmi, Tilda. Il tuo scudo è andato. Ho qualcosa di meglio. Spectre Prime! A me! Al riparo! Va alla porta! Rinuncia, Aloy. Non puoi vincere. Oh.
Voglio esaminare quella cosa. Devo superare quella corazza per poter fare dei danni. La morte porta solo oscurità. Con me visiterai le stelle. Elementali funzionano contro le placche. Ci vuole ben altro per mettere in difficoltà questo Spectre. Fermerò! Eseguire schema d'attacco Sigma! Va velocissimo! Io posso resistere! Tu no! Funzionerà, Tita! Corazza andata! Ah, è veloce! Presto! Saremo l'unica cosa che resta della specie umana!
Lei ha provato a rapirti. E ti ha parlato di Nemesi. E così l'hai sempre saputo, eh? Sì, da Ade. Insieme ai dati per superare gli scudi degli Zenith. Ho sfruttato tali informazioni per creare l'esercito ribelle e arrivare qui in questo momento. E non potevi dirmelo? Su via, Aloy. Sai di non essere molto ragionevole quando la situazione è disperata. Quando Ade mi ha parlato di Nemesi, ho visto i pezzi sulla scacchiera e come muoverli. E ho anche realizzato che tu non saresti mai stata al mio gioco. Che avresti interferito pur di salvare i Tenakt. Avevo ragione, quasi. Hai rovinato il mio piano, ma hai realizzato il tuo. Il risultato è identico. Siamo qui. Ed è ora che io mi lasci questo pianeta condannato alle spalle. Prenderò l'Odissea, il database di Apollo, e comincerò un nuovo capitolo della mia ricerca sul sapere ricco di possibilità. Puoi unirti a me se lo desideri. Ti sei meritata un posto. Non ti rapisco. Il mio è solo un cortese invito. Hai intenzione di partire e abbandonare tutto? Resta. Aiutami a combattere. Forse Tilda non ha chiarito a sufficienza il rischio. Nemesi è inarrestabile. Ha distrutto un'avanzatissima colonia Zenith in poche ore. Che speranze può avere questa terra tribale? Prendendo Gaia, non staresti abbandonando la vita, né salveresti il germe per un nuovo mondo. È quello che fece Elizabeth. È stata la sua scelta. Sacrificare il presente nella speranza di un futuro possibile. Se fosse qui al posto tuo, salirebbe su quella navetta, Aloy. L'ho trovata. È ferita? No, tutta intera. Grazie ai 10. Addio, Silence. Ha un bell'aspetto. Un aspetto vittorioso. Come sempre. Aloy! Ce l'hai fatta! Dove sta andando? Nel posto più lontano possibile. Oh! Sei sicura? Resti qui. Per un po'. Vi servirà tutto l'aiuto possibile. Qualcun altro ha voglia di bere? Non se metti tu la birra. A me basta dormire un po'. Ottima idea. Spero sia davvero finita. Ci attende un'altra battaglia, Elizabeth. Diversa da quella che hai combattuto tu. Non si tratta più della speranza di creare un nuovo mondo.
ma di preservare quello che abbiamo. La missione dei miei amici è chiedere aiuto, spargere la voce. L'hanno presa a cuore. Credo sia perché già sapevano quello che io sto capendo solo ora. Che la gente di questo mondo può combattere qualsiasi battaglia. Ha il talento per risolvere i problemi. Il coraggio di superare qualunque ostacolo. E la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Quanto a me, non nego di avere paura. Ci aspetta un'impresa più ardua di quelle affrontate finora. Ma la paura non mi fermerà. Perché per la prima volta nella mia vita sento di non essere sola. Am I a raindrop?
solo the edge beyond the shore, this weight of root and rock, I long to reach the other, to find the path we lost. Am I raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm? If I'm broken, if I'm torn, the weight inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the are full of flowers, my ears are full of songs, my heart